lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato il mio nome. Un grande dono la porzione, certo è un grande dono della mia misericordia, ma a tanti non arriva, a tanti non arriva. Quanti sacerdoti e vescovi non consacrano più. Lo scisma è in Vaticano, lo capite sacerdoti? Lo scisma è già in Vaticano. Loro hanno fatto lo scisma. Due papi, uno cattolico, l'altro protestante. Lo scisma l'avete sotto gli occhi e non lo vedete. L'avete sotto gli occhi e non capite. L'avete sotto gli occhi e fate meno di capire. Quarto peccato contro lo Spirito Santo. Quarto peccato. La sudditanza è peccato contro lo Spirito Santo. Tacere quando si vedono le eresie. Tacere è peccato contro lo Spirito Santo. Voi sapete, voi conoscete, voi capite. Sapete che eresia è tacete. Chi tace, capendo, pecca contro l'amore, contro lo Spirito Santo. Pecca contro di me, contro il mio spirito che mi ha creato, che mi ha, dico una parola per farvi capire, incapsulato nel corpo di mia madre, costruendo la mia casa. Sapete questo, conoscete questo, capite questo, eppure non parlate. State zitti contro le eresie. Sudditanza, non obbedienza. Sudditanza. Ora capite cosa vuol dire sudditanza. Tacere quando si sanno le cose e si capisce che è abominio, è eresia, è contro di me. Chi non è con me è contro di me. Chi non parla la verità e tace per sudditanza, pecca contro di me. Io sono lo Spirito Santo, porto, costruito, amato dallo Spirito Santo. Non c'è più tempo. Il tempo è alla fine. Popolo mio, pregate, pregate per i vostri pastori, pregate per loro, la fatica aumenta per loro, la fatica aumenta. Non è stato fatto quello che il cielo ha chiesto. La fatica, il peso della croce aumenta. La Santissima Trinità vi benedice. Vi augura una santità continua, un credo continuo. E per ottenere questo, pregate molto. La mamma è con voi, non vi abbandona mai, e nemmeno io. Pregate, soprattutto lo Spirito Santo, perché questa mia chiesa ne ha molto bisogno. La pace sia con voi, la benedizione della Santissima Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi.
e mi porti la sua santificazione. Amen. Amen.